stato davvero coraggioso a mollare tutto e a ricominciare da capo qui in campagna. Chi pensava che sarei diventato un contadino? Ero il padrone della discoteca più grande della Scandinavia e adesso guido un trattore. Ha mai avuto ripensamenti? Tutti i giorni per i primi 6 mesi. Ma poi, quando è nato il primo vitello, ho capito che era la vita che volevo. Senta, vuole provare a guidarlo? Speravo che me lo chiedesse. Fantastico! Brava, se la cava bene. Può dirmi cosa ci fa una delle giornaliste più famose della Svezia sul mio trattore? Sì, certo. Non ne potevo più di intervistare i politici e ascoltare ogni giorno le stesse fesserie. In quel campo non c'è speranza di rimanere puliti. Non mi stava bene. Inoltre volevo fondare la mia rivista. E amo stare a contatto con la natura. Beh, allora siamo in due. È sicura che i suoi lettori troveranno la mia storia interessante. E come? Lei vive il suo sogno e non sa a quanta gente piacerebbe cambiare vita. Belle moto! Me ne presta una per un giro? Gli estranei non possono salire sulle mie moto. Anche se lei ha aspetto familiare. Mi ricordo una persona che conoscevo un sacco di tempo fa, un mio vecchio amico. Si chiama Jasper Svensson, ma non penso che lei lo conosca. Sì, come no? L'ho incontrato una volta a Hong Kong. Mi pare che abbia rimesso in sesto una società di informatica, un tipo sgradevole. Non amava parlare dei suoi amici. Sì, è fatto così. Scompare per un anno e poi si ripresenta all'improvviso come se niente fosse. Pensi che a volte pretende perfino di trovare un posto dove dormire? È proprio senza vergogna. Fosse per me, gli sbatterei la porta in faccia. Già. E gli starebbe anche bene. Lo sai che sei una carogna, sì? Anch'io sono contento di rivederti. Allora, posso fermarmi da te? Giusto 2 giorni. Appena trovo un lavoro, me ne vado. Certo, il mio divano è il tuo divano. Puoi restare quanto vuoi. E? E cosa? Come sta il mio amore? Ah, già. Te l'ho tenuta al caldo, seguimi. Ce l'hai? Allora, come va l'officina? Sono sommerso di lavoro. Pensavo anche di ingrandirmi, di assumere 1 o 2 aiutanti. Bravo, è un'ottima idea. Ci vediamo dopo. Fammi uno squillo, eh? Sì, ciao. Facevo manovra? Sì, ha ragione. Non ci avevo fatto caso. Mi creda, non sono il tipo che ruba il parcheggio alle donne. Prego, è tutto suo. Dunque, martedì è la colazione con Michael Parson di Handelsblatt. Ha prenotato per le 8:30 al caffè dell'Opera. Alle 11 c'è il servizio fotografico. Mercoledì ha il pranzo insieme al primo ministro. Giovedì le ho fissato la visita mensile col dottor Moderson. E infine venerdì c'è il convegno, a mezzogiorno. Buongiorno, come stai, papà? Allora, di cosa mi volevi parlare? Mamma, scusami, abbiamo finito? Sì. Va bene, ti chiamo io più tardi. Anna, mi porteresti un caffè? Sì, con latte e zucchero, giusto? Allora, che c'è di tanto urgente? Ho appena letto il resoconto dell'ultimo trimestre. Oh, che strano, si tratta di cifre. I conti sono peggio che il rosso, sono disastrosi. La tua rivista sulla natura resta solo un bel sogno. Mi dispiace contraddirti, ma nell'ultimo mese abbiamo venduto circa 9.000 copie in più. Me ne sono accorto, Pernilla, ma la tua creatura non rende abbastanza lo stesso. So bene che una rivista ha bisogno di tempo per affermarsi, tuttavia... Cosa vuoi che faccia? Che mi arrenda? Il numero di ottobre è andato in stampa da poco. Che dovrei fare a questo punto? Buttare nel cestino tutti gli articoli e i servizi fotografici? Capisco perfettamente che tu sia amareggiata, ma anche tu devi capire che io sono sempre un imprenditore. E comunque avresti anche potuto farmi vedere uno straccio di progetto quando te l'ho chiesto 4 mesi fa. Il caffè. Grazie. E c'è Jasper Svensson che l'aspetta in ufficio. Ah, molto bene. Grazie, Anna. Ah. Jasper, arrivi al momento giusto. Vorrei presentarti mia figlia Pernilla. Jasper Svensson, piacere di rivederla. Ciao. Mi scusi per il ritardo, ho avuto un piccolo contrattempo con il parcheggio.
Figurati, sono contento che tu abbia trovato il tempo di venire. Lo so quanto sei impegnato, ma temo che tu sia l'unico che possa aiutarci in questo momento. Sai, Pernilla, ho offerto a Jasper un lavoro. Ah, che bello. L'ho assegnato proprio alla tua rivista. Davvero? Perché è un giornalista? Io? Non proprio, lui è un consulente aziendale. Vedi, tu sei senza ombra di dubbio una brava giornalista in quanto a contenuti, veste tipografica e stile, la tua rivista è eccellente, ma i numeri... Anzi, Jasper, hai già avuto occasione di sfogliarla, come ti è sembrata? L'ho sfogliata e sinceramente mi sembra un ottimo prodotto sia come contenuti che come estetica. I conti sono disastrosi. È normale, papà, è una rivista nuova. Concedimi solo un anno di tempo e ingranerà, te l'assicuro. Sai già dove potresti intervenire, dove fare qualche modifica? No, sei stato scorretto. Avresti anche potuto parlarmene prima di mettermi un revisore alle calcagna. È la mia rivista. Sì, finanziata da me, però. Avrò pure il diritto di intervenire quando lo ritengo necessario, non ti pare? Hm? Bella gratitudine che mi dimostri. E per cosa? Per farmi chiudere la mia rivista? Non credere che non ci abbia pensato. Ad ogni modo ho deciso di concederti un massimo di 6 mesi, ma solo se Jasper Svensson si dichiara disposto ad accettare l'incarico. Ne deduco che tu e il signor Svensson ne abbiate già discusso tra voi, no? È stato uno shock per lei, ma è una professionista. Non ci metterà molto a capire che le serve il tuo aiuto. Lei è sicuro che sia una buona idea imporle la mia presenza? Sai cosa? Parliamone fuori. Vieni con me. Ma... Pernilla ha già lavorato con successo nel mio staff ed è un'eccellente giornalista politica. Avrei voluto metterla a capo della sezione, ma non ha voluto. Non ne poteva più di stare sempre appresso ai politici. Non faceva che lamentarsi, sai... Mai un cambiamento, solo parole vuote e bugie, i partiti litigano e basta. Voleva fare qualcosa di diverso? Sì, più o meno come tutti noi. Vita in campagna è dalla prima all'ultima pagina la sua creatura e sono rimasto molto colpito dalla passione e dall'impegno che ha messo in questo progetto. Non pensa che un editore come lei potrebbe permettersi comunque di correre il rischio, anche se la rivista non generasse utili? Tra il non generare utili e avere continue perdite c'è differenza e tu dovresti saperlo. Se la rivista fosse andata bene sarei stato felice. Signor Palme, io non ho ancora capito cosa vuole che faccia. Le devo salvare o no la rivista? Quello che mi serve è un'analisi accurata della situazione. Accurata e molto approfondita. Mia figlia deve capire che non ha senso continuare. Ma perché non chiude semplicemente la rivista? Pernilla non me lo perdonerebbe. Penserebbe che non le ho dato nessuna chance, ma quando la metterò di fronte a dei dati oggettivi, si renderà finalmente conto. Allora, quando pensi di cominciare, eh? Quando vuole, anche subito. Magnifico. Tesoro. Ciao. Credevo che passassi la notte a Bergstrand. Com'è andata col contadino, Morten? Molto bene. Ceniamo insieme questa sera? Non posso, ho ancora tanto lavoro da sbrigare. Ti saluto. Ciao, Ella. Povera ragazza. Perché povera? Le cose le vanno bene. Sì, ma non ha neanche 30 anni. E non fa altro che lavorare dalla mattina alla sera. Se il suo lavoro le piace, cosa c'è di male? Ella, non tutte le donne hanno bisogno di un uomo per essere felici. Tutte no? Ma molte sì. Pernilla sta benissimo da sola, esattamente come me. Allora, descrizione. Dunque, sono un uomo, ho 36 anni, sono un meccanico e il mio lavoro è anche il mio passatempo. Chiudi tutto! Dobbiamo festeggiare. Ho ottenuto il lavoro. Davvero? Complimenti! Di che si tratta? Sono stato assunto da Peter Palme, un famosissimo editore. Mi ha chiesto di analizzare la rivista di sua figlia. Sai, una di quelle riviste patinate. Si chiama Vita in Campagna. Probabilmente la conosci. No, mai sentita. Sarà un giornale da donne. Tu che devi fare? Ah, il solito. Una valutazione per il finanziatore, cioè il signor Palme. Tieni. Ah. Ma che stai guardando? Che fai? Cerchi una donna su internet? No, voglio leggere.
Ho 36 anni, meccanico appassionato di moto. Non vorrei scriverlo sul serio, vero? Non sono bravo in queste cose. Scrivere non è mai stato il mio forte, specie se devo scrivere di me stesso. Ma che ti serve? Ti basta andare in un qualsiasi locale e ti ritrovi almeno 10 ragazze che ti fanno gli occhi dolci. Sì, certo, come no. Comunque, mi sono stancato delle storie che durano una notte. Lo trovo un grosso spreco di tempo e basta. Ok, ma neanche scrivere quella roba funziona, è poco ma sicuro. Ci dobbiamo lavorare un po' di più su quel profilo. Le donne fuggiranno più che avvicinarsi. Davvero? Tu mi daresti una mano a compilarlo? È ovvio. Grazie. Al tuo futuro amore. Dai, passami il computer. Sono sicuro che nel vasto mondo di internet c'è già una donna che ti sta aspettando con ansia. Dobbiamo fare soltanto in modo che vi incontriate. Allora. Ciao tesoro. Quando stavi insieme a papà, lui voleva sempre avere ragione? Sì, praticamente ogni volta. Su, facciamo una passeggiata. Ma perché fa così? So che ti ha letteralmente riso in faccia quando gli hai detto di voler iniziare ad allevare i cavalli. Quella è stata anche colpa mia. Per un quarto di secolo non ho fatto altro che recitare la parte della moglie sorridente e muta. Sì, ma lui si era anche dimenticato che avevi studiato agraria. Penso che papà abbia la mania del controllo. Se non può occuparsi di persona di qualcosa, allora quella cosa andrà male. Dimmi piuttosto, sei felice? Te lo chiedo perché da quando hai creato la rivista non fai che lavorare giorno e notte. Si può dire che non hai più una tua vita privata. Non ti manca qualcosa? No, certo che no. Il lavoro è la mia vita. Ah, ho capito, vuoi sapere perché non ho un uomo? Dai, mamma, non ho tempo per certe faccende. E poi preferisco non avere nessuno. Sarebbe troppo stressante. Sembri la volpe che non riusciva a raggiungere l'uva. È vero che sei ancora giovane, ma quale ragazza non vorrebbe avere un compagno e dei figli? Sì, in futuro magari, ma adesso è meglio di no. Davvero, sarò sincera, in questo periodo non mi ci vedo a gestire la rivista e una storia d'amore insieme. E non mi venire a dire per l'ennesima volta che hai paura che io resti zitella e di non vedere mai un nipotino. Sì, sto andando verso la redazione. Ah, sì, capisco. Senta, sarebbe così gentile da chiedere alla sua segretaria di mandarmi i conti via email, così al mio arrivo li trovo già pronti. Ma certo, signor Palme, la terrò sempre al corrente. Bene, ci sentiamo. Sì, arrivederci. Ecco. E dai, lasciami sorpassare. Ehi, ti sposti un po' a destra. Cavolo. Ma porca miseria. Pernilla? Sì? È arrivato un tipo strano in redazione. Ha detto che non beve caffè, ma solo acqua minerale. Jasper Svensson. Chi? Mio padre ha pensato di assumerlo come consulente per la rivista. No, non me lo dire. Quindi tuo padre non ci finanzia più? Ecco, mi ha messa con le spalle al muro. Se non comanda lui, non è contento. Sai, capisco sempre di più perché mia madre l'abbia lasciato. Comunque sia, se non mi faccio aiutare da Svensson e se le entrate non miglioreranno nei prossimi 6 mesi, temo che dovremo chiudere. Oh, cavolo. Già, ho fatto qualche ricerca e ho capito di che si occupava. Risana le imprese. Il che significa che rischiamo tutti di perdere il lavoro. Quindi, che cosa facciamo? Beh, io un'idea ce l'avrei. Cominciamo con i dolci. Quali dolci? Ciao, Pernilla. Com'è andata ieri a Bergstrand? Benissimo. Quel contadino e la sua famiglia sono fantastici. Hanno una storia incredibile. Ciao a tutti! Ciao. Ciao! Molto bella questa. Come va? Bene. Se non consideriamo che Ella deve ancora finire l'articolo, Ian ha mandato le foto solo stamani e la Amberson non ci ha ancora concesso l'intervista. Sono nei guai, eh? Esatto. Insieme? Io ho un impegno.
Buongiorno. Buongiorno. Spero che non le dispiaccia se sono seduto alla sua scrivania. Nessun problema, si metta pure a suo agio. Vuole un po' di caffè? Ah, no, grazie, bevo soltanto acqua. Magari di qualche sorgente sacra che si trova tipo in India? Kirghizistan meridionale, se lo vuole sapere. Oppure dal primo rubinetto disponibile che trovo. Lo gradisce? O si nutre solo di pane nero? In realtà soltanto se proviene dall'Abruzzo. Allora, a questo punto direi che possiamo iniziare. Avrei bisogno di vedere i registri dell'ultimo anno. Certo, sono tutti lì. A sua disposizione. Ira, Mads, venite ad assaggiare queste paste. Le ho comprate al forno bio di Lillesund. L'ho scoperto poco tempo fa. Sentite che delizia. Grazie. Sono divine. Questi sarebbero i registri? Sì, esatto. Va bene. Beh, cominciamo l'opera. Che bontà! Oh. È favoloso! Senta, sarebbe così gentile da ordinarmeli? In ordine cronologico. Non c'è neanche un'etichetta con la data. La sua acqua, signor Svensson, è in una bottiglia, ma l'ho presa dal rubinetto. Sì, va benissimo lo stesso. La ringrazio, la lasci pure lì. Pernilla, ti ricordi che stamattina hai un appuntamento con Astrid Smorland? Ah, porca miseria, hai ragione. Me ne ero dimenticata. Chiamala e dille che sto arrivando. Mi dispiace, ma dovremmo rimandare. Non ho capito. Mi vuole lasciare qui così? Io non mi oriento in questo marasma. Come pensa di valutare la mia rivista se non ha la minima idea di come lavoriamo qui in redazione? Coraggio, venga insieme a me. Così almeno vedrà come lavoro. Astrid Smorland prepara la marmellata più buona della Svezia. L'articolo su di lei uscirà nel prossimo numero. E tra pochi giorni andremo in stampa. Va bene. Allora, durante il tragitto parleremo anche della tipografia. Gliene servirà una nuova. Prendiamo la mia auto? Non serve. Prego. Ciao. Buongiorno, Svantie. Buongiorno. Scusami, ho fatto un po' tardi, ma stamattina ho fatto una colazione strepitosa. Mio marito è proprio un tesoro. Non so come farei senza di lui. Beh, io forse lo so. Saresti comunque felice, ma soprattutto arriveresti più puntuale. E invece sono 100 volte più felice. Dovremmo proporre a Pernilla di cercarsi qualcuno attraverso uno di quei siti di appuntamenti. Sì, figuriamoci. Vuoi sapere che cosa mi ha detto giusto ieri? Che in questo periodo l'ultima cosa di cui ha bisogno è un uomo. Sì, lo dicevo anch'io una volta. Ho un'idea. Che ne dici se scriviamo noi un annuncio per lei? Scommetto che un uomo lo troverà di certo. Lo sai com'è fatta mia figlia. Non sopporta che qualcuno si intrometta nella sua vita. Esattamente come me. Secondo me non c'è niente di male. Sarebbe soltanto una piccola spintarella al destino. Iscriverla ad un sito di incontri? Sì, se saremo brave non avrà sospetti. Non se ne accorgerà nemmeno. Dai, facciamo un tentativo. Diventeremo il suo cupido e ci divertiremo anche. È semplice. Entriamo con il mio account nel sito di appuntamenti e daremo al destino la spinta che gli serve. Sì, ma dopo aver lavorato. Va tutto bene? Ha bisogno di aiuto? No. Volevo solo raccoglierle un fiore. Ma dove abita quella donna? Non ci arriva una strada normale. Dovrà farci l'abitudine se vuole capire come funziona la mia rivista. Qui è un pochino diverso dalla vita cittadina ed è la ragione per cui la mia rivista piace tanto. Ed è anche la ragione per cui io preferisco la città.
Insomma, perlomeno dall'auto non cado. Siamo arrivati. Ciao. Ciao. Scusaci, siamo in ritardo. Astrid Murland, Jasper Svensson. Molto lieto. Piacere. Scusate, devo rispondere. Entriamo. Arrivo. Buongiorno, signor Palme, mi dica. Sei riuscito a parlare con mia figlia? Sì, certo, ci ho già parlato. Ti hai visti i registri? No, a quelli non siamo ancora arrivati. Pensavo che gli avessi dato un'occhiata e che potessi già fornirmi qualche informazione. Ho provato anche a chiamarti in redazione, ma mi hanno detto che non ci sei. Ma, signor Palme, so bene quello che si aspetta da me. Non voglio metterti fretta, ma il tempo corre. Non si preoccupi, ho tutto sotto controllo. Va bene, quando ci risentiamo? Domani? Sì. Mi aspetto dei risultati. Stia tranquillo, arrivederci, arrivederci. A domani. Ma che vuole questo maiale da me? Che hai combinato? Hai fatto sesso all'aperto? Sono stato in bicicletta. Come? Tu detesti andare in bicicletta? Ho capito. Voglio sapere come si chiama e cos'ha più di me. Una volta che ti ho invitato a fare un giro in bicicletta, sei fuggito a gambe levate. Mi sembra una abbastanza matta, però al tempo stesso è affascinante. Lo immaginavo. Donne. Senti, devo fare un giro di prova. Vieni? Sì, però guido io. Bene. È pazzesco. Io sono andato lì a svolgere il mio lavoro e quella non ha fatto che ostacolarmi. Sei proprio sicuro di volere una donna nella tua vita? Non capisco proprio come si possa desiderare una rogna del genere al giorno d'oggi. Se per rogna intendi l'amore, trovo il tuo cinismo un po' fuori posto. Solo perché non hai trovato quella giusta non significa che devi convincere anche me a stare da solo. Quella giusta? Come fai a capire se una donna è davvero giusta per te? A proposito, qualcuno ha risposto alla nostra inserzione? Non lo so, forse il tuo annuncio era troppo... Come? Melenso? È perché ho menzionato il tramonto, vero? Sai, si vede proprio che non conosci per niente le donne. Parlare del tramonto attira subito la loro attenzione. È un classico del repertorio romantico. La tua email si riempirà in pochi minuti. Domani sarai sommerso di risposte. Allora, che dici, rispondiamo al tipo del tramonto? Come vogliamo chiamarci? Rose? Sai, era la password mia e di Ian. Ella. Ok, ho capito, non vuoi farlo. Niente uomo per Pernilla. Se proprio dobbiamo, allora scelgo Amaryllis. Era il suo fiore preferito quando era piccola. Amaryllis, perfetto. Allora io scriverei caro romantico. Ciao, vecchiette. Oh. Ciao, tesoro. Sei già arrivata? Sì. Hai l'aria un pochino stanca. Hai mangiato qualcosa? Mangio giusto un panino, devo mettermi a lavorare. Beh, un panino non è certo un pranzo. Svanti, e perché non le fai un piatto di spaghetti? Sì, è molto più nutriente del panino. Vieni, andiamo in cucina, così parliamo un po', va bene? Ma è successo qualcosa? No, che dovrebbe essere successo? Infatti, stavamo soltanto qui all'aria aperta a chiacchierare. Di che cosa? Ecco, io e Ella stavamo valutando se non fosse... giunto il momento di espandere l'attività. Vorremmo trovare un maschio. Un maschio? Voleva dire un asino. Maschio? Sì, ecco, pensavamo se non fosse il caso di comprare un asino o magari due. Asini? Perché no? Non è una cattiva idea. Insomma, potrebbero esserci utili per le escursioni. Siete per caso impazzite entrambe? Avete tanti cavalli, che ve ne fate degli asini? Forse hai ragione tu. È chiaro che ancora Ella e io non abbiamo capito quello che vogliamo fare. Per fortuna ci hai fatto aprire gli occhi, ma ormai ci conosci. Lo sai come siamo fatte noi, abbiamo sempre la testa fra le nuvole. Va bene, io vado. Devo prepararmi, domani la battaglia continua. Ciao. 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 Cercate di non fare fesserie. Asini. Mi dispiace, ma ero talmente spaventata che non sapevo cosa inventare. Ti chiedo scusa. Dai, andiamo avanti. Dunque, allora. Caro romantico, hai ragione. Anch'io trovo che il tramonto sia qualcosa di magico.
la segreteria di Pernilla Palme. Lasciate il vostro nome e numero e vi chiamerò appena possibile, grazie. Salve, Pernilla. Sono Jasper Svensson. Senta, la nostra piccola fuga di oggi è stata molto... carina. Però, come ben sa, ho un lavoro da svolgere e spero che da domani, insomma, inizieremo a dedicarci seriamente ai numeri e ai registri. Ok, arriverò verso le 9. Buonanotte. Ho detto ai numeri e ai registri. Oh. Tieni. Ah, grazie. Non mi sembra il vestito adatto per un'altra giornata in campagna. Infatti niente campagna oggi, soltanto registri e contabilità. Anche se contabilità è una parola grossa, diciamo che sono più fogli messi a casaccia. Vabbè, perlomeno quella ragazza è un'ottima giornalista. Aha. Come aha? Sì, aha. Scusa, che c'è di male nel riconoscere che nel suo lavoro è brava? Il fatto che non sappia amministrare i soldi non significa che non sia qualificata come giornalista. Non fingere con me. Vorresti dirmi che il suo aspetto fisico non ti influenza neanche un po'? Ma figurati, che assurdità. Solo perché hai gli ormoni fuori controllo non devi dare per scontato che anch'io sia alla ricerca di una donna. Dai, ho fame. Due? Sì. E poi... conosco un sacco di ragazze attraenti quanto Pernilla e stressanti la metà di lei. Anzi, stressanti un quarto di lei. Va bene, ho capito. Aha, sarà una fanatica dei tramonti che ha letto il tuo annuncio. Dai, vediamo quante risposte hai ricevuto. Scommetto che saranno... Con te non scommetto niente. Oh, è vero. Ti chiedo scusa, dimenticavo che l'amore è una faccenda molto seria. Visto? Che ti dicevo? Le donne impazziscono per il tramonto. E adesso che cosa faccio? Al posto tuo oggi lascerei perdere l'officina e cercherei di scoprire chi potrebbe essere la mia principessa tra queste fanciulle. E poi? Se trovi una, insomma, che ti piace in modo particolare e che ti interessa, e sottolineo il sì, allora le scrivi e le dici che vorresti incontrarla al più presto. Magari evita scambi di email che non finiscono più. Cerca di conoscerla subito, così se non ti piace, ne contatti un'altra. Oh. Ciao. 8:30. Sei mattiniera oggi, eh? Jasper arriverà verso le 9. Peccato che io andrò da Melker per l'articolo. Melker non viene nel pomeriggio. Ho deciso di mettergli un po' di fretta. Di a Jasper che mi dispiace molto, ma che sei non se sicura niente che... per oggi. Vita in campagna, sono Lena. Buongiorno, sono Jasper Svensson. Può riferire a Pernilla che arriverò lì tra 5 minuti? Signor Svensson, Pernilla aveva un impegno ed è uscita. Comunque le dispiace, arrivederci. Come è uscita? Eccomi, Ella. Ho preso la bicicletta. Lascia stare la bici. Nel nostro profilo c'è un messaggio. Oggetto tramonto. Qualcuno ha risposto e propone a Pernilla di incontrarsi quanto prima. Fantastico. Bene, volentieri. Arriverò lì puntuale. E però come faremo a riconoscerci? Ci presenteremo tutti e due con degli amarillis in mano, naturalmente. Amarillis. Amarillis. Ah, sono questi? Qui non si può circolare in auto. Anch'io sono lieto di vederla. Si figuri. Certo che l'aiuto volentieri, visto il modo gentile con cui me lo chiede.
Mi lasci indovinare, non ha nulla per riparare la ruota o non sa come smontarla? Che ci fa qui? Non ha niente di meglio da fare che andarsene a spasso? Beh, se il profeta non va alla montagna... Me la sarei cavata anche da sola. Non lo mettevo in dubbio. Le piace il suo lavoro? Intende far finire la gente per strada, distruggere aziende e rovinare tante vite? Certo, non sa quanto mi diverto. Non mi sorprende affatto. Deve essere bello esercitare il proprio potere su persone innocenti. Immagino che lei non ci perda mai il sonno. Sa, la notte mi aggiro sempre per bar e locali di ogni genere e faccio strage di cuori grazie al mio denaro. Se lei non stesse sempre qui in campagna, probabilmente ci saremmo già incontrati. Pensa che io mi sarei fatta abbindolare da lei? Oh, sì, gliela assicuro. Voi donne siete tutte uguali, esattamente come gli uomini con cui lavoro. Vede, Pernilla, da quanto ho capito si è fatta una certa idea del mio lavoro e di me, ma le garantisco, anche se lei non ci crederà, che il mio primo scopo non è quello di far chiudere le aziende che analizzo. A volte però non mi rimane altra scelta che far cessare un'attività per evitare che le cose peggiorino ulteriormente. Come nel mio caso? Non posso pronunciarmi perché non conosco ancora bene i motivi per cui la sua rivista versa in cattive acque. Non ho potuto studiare la situazione, anche perché finisco sempre per ritrovarmi a vagare con lei nella giungla. Lo sa, comincio quasi a sospettare che me lo faccia apposta. Ciao, Melker. Ciao, Pernilla. Allora? Come stai? Tutto bene? Sono venuta per l'articolo. L'hai finito, vero? È in consegna per mezzogiorno. Ho paura che non sarà pronto per oggi. Come no? Mi ero raccomandata. E poi lo sai che andiamo in stampa tra 3 giorni. Insomma, ti ho anche riservato 3 pagine. Sono molto indietro. Da quando ti porti la guardia del corpo? No. Allora, primo, non è una guardia del corpo. Mi ha solo accompagnata a ritirare l'articolo che dovevi scrivere. E secondo... mi chiedo, Pernilla, perché si prende tanto disturbo? E lei perché non rispetta la scadenza? Non pensa che Pernilla potrebbe stufarsi di aspettare i suoi comodi e cercare una persona che consegna in tempo? Ovviamente non cerco altre persone, Melker, e tu lo sai bene. Ma avrei bisogno di ricevere l'articolo il prima possibile. Quando pensi di poterlo consegnare? Venerdì? Sì... Per venerdì dovrei farcela. Va bene, allora. Vengo qui alle 9. D'accordo. Ciao. Arrivederci. Beh, non mi stupisco che la sua rivista sia in difficoltà, visto che lei deve correre dietro ai suoi giornalisti. Pernilla, lei è caporedattrice. Penso che abbia di meglio da fare che andare ogni giorno avanti e indietro per la campagna a elemosinare articoli. Se leggesse qualcosa di Melker, sarebbe più tollerante. Venerdì andrà benissimo. E poi non posso pretendere più di tanto. La paga è quella che è. Allora per prima cosa leggerò i suoi articoli. E comunque rischia di non guadagnare più neanche quello che lei può permettersi di pagarlo, il suo giornalista preferito, se continua a non rispettare le scadenze di consegna. È bella questa zona. Non si sforzi, so che non la trova il massimo. Lei è più uno... Come? Da città? Sì, ma non significa che non apprezzi certi luoghi. Allora mi dica, dove va quando vuole rilassarsi? In campagna? Figuriamoci. Secondo me lei preferisce i Caraibi. Sì, certo. La mia attività preferita, infatti, è starmene sdraiato su una maca appesa tra 2 palme con un cocktail in mano, alle spalle una piscina olimpionica e davanti il mare cristallino che si perde all'orizzonte. No, sinceramente, quando è stata l'ultima volta che si è preso un paio di giorni di riposo? Beh... In effetti non vado in vacanza da un bel po' di tempo. Mi riposo giusto il weekend, quando sto a casa perché non ho impegni lavorativi. Cosa intende per casa? Di solito è un appartamento o una camera d'albergo nella città in cui sono a lavorare. Il weekend spengo il telefono, accendo la TV e mi faccio portare il cibo in camera. E a volte dormo anche 14 ore di fila. Bene, ora mi indicherebbe la strada più veloce per tornare in redazione? Sa qual è il motto dei consulenti come me, vero? Il tempo è denaro.
Auguri, Svantje. Per caso ha sentito sua moglie? Scommetto che non sa nemmeno che giorno è oggi. Allora forse glielo dovrebbe ricordare. Sarebbe troppo penoso se non capisse a che mi riferisco. No, no. Non è normale festeggiare l'anniversario separati. Hm? Dimmi tutto. Hm? Ah, sì. Dunque, potrebbe verificarsi un cambiamento di programma per il convegno. Hanson ha accettato solo ora un'intervista, ma pretende che sia presente anche lei in quanto editore, dal momento che pare sia l'unico di cui lui si fidi. È sempre più paranoico. Sì, ci sarò. Il problema è che ci concede solo quell'unica data, che coincide proprio con il convegno a Martinsholm. Beh, se Hanson è così magnanimo da concederci un'intervista, dovrò presenziare per forza. Bene, allora disdico il convegno e anche la camera dell'albergo. Un attimo. Ho un'idea. Hm? Papà, che grande onore vederti qui. Sei venuto a controllare se Jasper mi ha già fatto chiudere la baracca? Pernilla, tesoro, mi serve un favore. Vorrei che mi rappresentassi al convegno sui media Martinsholm, la solita manifestazione annuale organizzata dal Ministero della Cultura. Il tema di quest'anno è politica e stampa e io avevo accettato di partecipare al dibattito conclusivo, ma purtroppo ho un altro impegno a cui non posso mancare. Ciao, Jasper. Ti do lo yacht se vuoi. Mi stai davvero chiedendo di rappresentarti sul podio? Sì, certo. Tu sei un'eccellente giornalista politica. Te lo sei dimenticato? Io ero un'ottima giornalista politica. Ora mi interesso di altre cose, come ben sai. Lo so, ma non credo che tu abbia perso le tue capacità, nonostante adesso ti occupi di fiori e di api. Senti, cercati qualcun altro. Ferma, aspetta un attimo. Per me è importante che tu vada, ti prego, fammi questo piacere. Non posso, non ho tempo. Il mio finanziatore mi ha imposto una scadenza molto stretta. Ok. Se non vuoi, non fa niente. Scusa se t'ho fatto perdere tempo. Pernilla, guardi che per lui è una cosa molto importante. Gli faccia questo favore. Ai registri penso io. Aspetta, papà. Se ci tieni così tanto, allora ci andrò, va bene? È molto gentile da parte tua. Ti faccio mandare subito tutti i documenti d'Anna. Per questo piacere che mi fai, grazie. E lei mi accompagnerà. Io? Mm-hmm. No, mi dispiace, ma non posso. Devo stare qui, nella sua redazione. Non ficcherai il naso nei registri in mia assenza. O vieni con me, o dico a mio padre che ho cambiato idea. Ok. Bene. La incontrerai, eh? Che cosa te lo fa supporre? Il fatto che vuoi farti trovare in forma smagliante. Forse neanche mi presenterò. Domani alle 19:30 al ristorante da Marco la tua Amaryllis. Certo che ci andrai. E poi di cosa hai paura? Che sia brutta e noiosa? È molto più probabile che sia lei a trovare me brutto e noioso. Un meccanico che non ha la ragazza e che la cerca su internet. Sono veramente pessimo. E quell'annuncio neanche l'ho scritto io. Ah, tanto lei questo non deve saperlo. Va bene, senti. Ora devo andare a fare la valigia. Okay. Divertiti domani, va bene? Divertiti. Volevo augurarti buon divertimento. Grazie. Tanto Jasper farà di tutto pur di non farmi divertire. Guarda anche il lato positivo della faccenda. È un professionista. Potresti imparare qualcosa da lui. Sì. Già lo immagino cosa avrebbe da dire. Senti, io devo scappare. Ci rivediamo domani sera. A proposito, ti va domani di andare a cena al ristorante italiano? Da Marco verso le 7:30, così non cucino. Perché no? Amo la cucina italiana. A domani. Ella. Ciao, sono io. Allora, l'appuntamento con l'uomo del tramonto è per domani alle 19:30 al ristorante da Marco. Speriamo soltanto che vada tutto bene.
Comincio ad avere dei dubbi, non so se funzionerà. Lei pensa di avere un appuntamento con me. E se non vedendomi decidesse di andarsene? Non se incontrerà un tipo simpatico. Ah già, come farà a riconoscerla? Beh, dalla borsa. Pernilla non esce mai di casa senza la sua borsa preferita col logo con i fiori. Però pensavo, se lui dovesse chiederle se è la donna con cui aveva appuntamento e Pernilla gli risponde di no, che è lì per mangiare con sua madre? Allora lui se ne andrà e sarà la fine. Hai ragione, Svanti. Sai che ti dico? Che è meglio mandare tutto a monte. Scriviamo a quel ragazzo e gli diciamo che la sua Amaryllis ha cambiato idea. Vuoi arrenderti ora che ci siamo quasi? No, mi dispiace, io non sono d'accordo. Dobbiamo farci venire in mente una soluzione. C'è la felicità di Pernilla in gioco. Mi odierà per il resto della sua vita se scopre quello che combino alle sue spalle. Se troverà l'uomo della sua vita, non ti odierà. Prego. Buongiorno. Buongiorno. Sono Pernilla Palmi, ci sono due stanze prenotate. Una per me e una per lui. Siete qui per il convegno, vero? Mm-hmm. Benvenuta, signorina Palme. Spero si troverà bene con noi. Grazie. Mi dispiace, ho paura che ci sia stato un errore. In base alla sua prenotazione mi risulta una camera doppia. È impossibile, devono essere due singole. Allora si è verificato un errore nel sistema. Purtroppo abbiamo solo una camera doppia superior con vista mare. Scusi, non ho capito. Sta dicendo che non c'è una camera anche per me? Sono mortificata, ma a causa del convegno le stanze sono tutte prenotate. Ah. E allora non mi resta che andare via. Ma il dibattito inizia tra mezz'ora. Beh, posso prendere il prossimo battello? Giusto. Il prossimo battello parte domattina. Senta, è sicura che non avete più stanze libere? No, purtroppo gliel'ho detto. Mi dica, c'è almeno un divano nella camera? Sì, certo, ma... Bene, direi che è perfetto. Lei dormirà nel letto e io invece sul divano. Nella stessa stanza? Sì. Altrimenti vado in giardino, cerco una panchina spaziosa e mi accomodo lì. Guardi che la notte fa ancora freddo qui sull'isola. Vada per il divano. Prego. Di sopra? Grazie. Di niente. Ah, eccolo qua. Penso che dormirò come un ghiro. Lì al massimo ci può dormire un neonato. Vediamo se è possibile chiedere un letto in più. Non si preoccupi, ho dormito in posti peggiori. Questo andrà benissimo. Sì, andrà benissimo se vuole svegliarsi pieno di dolori. Devo andare a prepararmi. Scusi, russa per caso? Guardi che la mando davvero a dormire in giardino, eh? Mi dispiace molto per Nilla. Di cosa? Del fatto che è troppo permaloso o di dormire in giardino? Beh, sì, anche di quello, ma soprattutto che ci siamo conosciuti soltanto ora. Ma sì, perché no? Sa qual è la cosa buffa? Che mi fanno i complimenti per la rivista? Ah. Ignorando che potrebbe chiudere. Piuttosto ironico, eh? Li ha sentiti questi? Sono eccezionali. Meglio di no. Li deve assaggiare. Sentirà che meraviglia. Forse non faccia il bambino? Oppure ha paura che voglia avvelenarla? È buono. Allora gliene prendo altri. Ciao ragazzi! Ehi, ciao! Oh, ciao! Come stai? Che piacere rivederti! Cin cin! Cin cin! Cin cin! Ugh!
Va tutto bene? Sì, certo. Scusi se l'ho svegliata. Posso aiutarla in qualche modo? No, grazie. Non si preoccupi. Non è niente di grave. Io chiamo un medico. Venga, si stenda. Non mi serve nessun medico. So già cos'è stato. In qualche piatto c'era della salsa di ostriche. Perché mangia tutto quello che le offrono senza prima informarsi su cosa c'è dentro? Torno tra un attimo. Sì, ora sto bene. Mi è passato tutto. Scusi tanto, volevo soltanto coprirla. Si sente meglio? Sì, per fortuna ora sto bene. Oh, cavolo, Pernilla, sono quasi le 9. Muoviamoci, tra un quarto d'ora inizia il dibattito. Torni a dormire, non ho bisogno di lei. Le ho detto che sto... Si metta giù e si riposi. Davvero bellissima, Pernilla. Strano, non ha la febbre. No, ho lo stomaco scombussolato, ma sono lucido. Cerchi di dormire. Buongiorno, class. Allora... Sì... Sì, tutto benissimo. E invece tu? Che cosa? Come vuoi tirarti indietro? Oh, avanti, classe, smettila. Guarda che non è così difficile. Devi solo dirle quanto è bella, parlarle un po' del tramonto e soprattutto evita di mangiare roba che potrebbe farti male. Niente, lascia stare. Divertiti e passa una bella serata. Poi fammi sapere. A presto. Ciao. A dopo. Scusami per il ritardo, ma avevo una faccenda urgente da sbrigare. Cosa hai fatto? Non mi dire che lo hai mollato. Tutto il contrario. Gli ho scritto che preferirei se non parlassimo del fatto che ci siamo conosciuti tramite un sito di appuntamenti perché mi farebbe sentire in imbarazzo. E lui? È d'accordo con me? È imbarazzante anche per lui. Brava, ottima idea. Vedrai che andrà tutto per il meglio, ne sono certa. L'importante è che lui si conoscano, poi al resto penserà il destino. A proposito di destino... Ciao. Ciao, Pete.
Spero che non cerchi Pernilla, perché oggi non c'è. Ah, sì, è vero. Sono stato io a mandarla a Marty, insomma. L'impegno che avevo è finito prima del previsto, è così. Volevi parlarle di nuovo della rivista, eh? Sì, che stupido. Vorrei sapere dove avevo la testa. Va bene, allora è meglio che vada. Peter, ti andrebbe di entrare un attimo? Sì. Volentieri. Io proprio non capisco. Perché avrà messo la segreteria? Forse perché non vuole essere disturbata. Sì, ma così non riesco a contattarla per dirle che devo annullare l'appuntamento. Ciao, Lena, sono io. Devo restare qui un'altra notte. No, non è successo niente. Ho solo un altro paio di interventi importanti al convegno. Senti, stasera avevo appuntamento al ristorante da Marco con mia madre, ma non riesco a contattarla. Tu oggi passi da Stoccolma, per caso? Oh, per fortuna. Allora potresti fare un salto da lei per dirle che la cena di stasera è annullata? Oh, magnifico, grazie. Ti devo un piacere. Sì, a domani. Arriverò verso mezzogiorno. Ciao. Bene. Ora... possiamo lasciare qui i nostri cellulari e scendere giù a berci qualcosa. E per questa sera vietato parlare di lavoro. Ma volevo spiegarle la mia filosofia. Oh, senta, me la spiega domani. Mi sento ancora troppo debole per discutere di filosofia. Te l'ho già detto che ti trovo in forma sbagliante. Ogni volta che ti vedo... Però non capita spesso. Dicevo, ti trovo come ringiovanita. Non so se è l'aria della campagna oppure la compagnia dei tuoi cavalli. Direi entrambe le cose. Oltre al fatto che finalmente svolgo un'attività che mi rende davvero felice. Vuoi sapere che penso? Che da quando ha avviato la sua rivista, Pernilla è felice come lo sono io ora. E dal momento in cui ha abbandonato il lavoro di giornalista politica è praticamente rinata. Immagino che l'abbia notato anche tu. Sì, ma è un peccato. Io non ho mai conosciuto nessun altro che scrivesse in modo così... così raffinato, profondo, accurato. E poi lei è incorruttibile. Mi sembra anche naturale che la voglia di nuovo a lavorare per me. Sei sicuro di rivolerla per la sua professionalità e non per controllarla, come fai con i tuoi impiegati e come facevi con me? Non puoi biasimarmi soltanto perché ho cura della mia società. Sono un imprenditore, devo sapere cosa accade in casa mia. E ovviamente anche in famiglia. Io ancora non capisco. Per quasi 30 anni hai fatto finta di essere felice di stare con me. Perché non mi hai detto mai niente? Ci ho provato, sai. Ma non hai mai voluto capire. Già. Come quando volevo riprendere gli studi, o come quando mi era venuta l'idea di aprire un negozio di articoli per l'equitazione, o... Non ne avevi bisogno, c'ero io a occuparmi di te. Tu non sopporti il mio desiderio di essere indipendente. E questo è il problema. E fai lo stesso con Pernilla. È buffo. A te le donne piacciono tanto. Lo so, le trovi meravigliose. Ma devono avere un uomo forte che le sostenga. Beh, sai che ti dico? Non ne abbiamo bisogno. Siamo perfettamente in grado di camminare con le nostre gambe. E non ci vergogniamo di domandare aiuto quando non siamo in grado di risolvere un problema. Sì, ma se non avete problemi, noi che ci stiamo a fare? Salute. Un brindisi alla sua salute. Beh. È più esatto dire alla salute che non c'è, ma che ci ha regalato comunque questa piacevolissima serata. Certo, non corriamo il rischio di saltarci addosso per effetto dell'alcol, eh? Avanti. Forza, inizi pure. Inizio cosa? La parte in cui vuole impressionarmi con le sue gesta eroiche. Perché avrei speranze? No, non direi. Lei è una donna incredibile. Eh già, parlo sul serio. Non mi riferisco solo alla sua bellezza. Ammiro molto anche la sua determinazione e la sua cocciutaggine. Possibile che con tutta l'esperienza che ha non abbia ancora imparato a fare un complimento decente? Non volevo farle un complimento. Parlavo seriamente.
Davvero. Venga. Mi scusi. Salve. Credo che lei sia la persona che stavo aspettando. Le piacciono gli amarillis? Sì, tantissimo. Anche a lei piacciono? Sì, da poco. Sa una cosa? Mi andrebbe proprio un bicchiere di vino. Sì, sì, come no. È mia ospite, ovviamente. Insomma, se non ha nulla in contrario. No, niente affatto. Allora, io mi chiamo Klaas Lundgren e sono felice di conoscerla finalmente. Lena Moderson, lieta anch'io di conoscerla. Finalmente. Salve, siete pronti per ordinare? Sì, per io me prendo spaghetti, gli spaghetti al pesto. E dopo un'insalata di pomodori. Anche per me. Però senza cipolle. Senza cipolle. Con un po' di basilico. Benissimo, grazie. Beh, direi che siamo partiti bene. Le va di raccontarmi qualcosa della sua vita? Soltanto se lei mi parlerà della sua. Voglio sapere tutto. Alla salute. Salute. Abbiamo fatto bene a restare qui. Sai, mi sembra di essere addirittura su un altro pianeta. In realtà non avrei mai pensato che sarei stata così bene. Nonostante i biscotti e la camomilla. Chissà, magari proprio per questo. Sono capaci tutti con l'alcol. Santo cielo, che stanchezza. Stanotte dormi tu nel letto, però. Non voglio che passi un'altra nottata scomoda e soprattutto insonne. Grazie per la piacevole serata. No, grazie a te. Buonanotte, allora. Potremmo vederci anche un po' più spesso. Per fare qualche passeggiata, qualche giro in barca. Oppure quel famoso viaggio che abbiamo sempre sognato. Non posso lasciare i cavalli per troppo tempo. Perlomeno non più di una settimana l'anno. Troveremo pure qualcuno che si occupi dei cavalli.
Intendo, non lo troveremo noi, ma sarai tu che troverai una persona che... Peter, sono stanca, voglio andare a dormire. Svantie. Aspetta. Hai realizzato qualcosa di incredibile col tuo allevamento. E sono davvero impressionato. Ma pensavo che se rallento un po' col lavoro, magari potresti rallentare anche tu. Io sarei felicissimo che tu tornassi. Nella nostra vecchia vita? Non mi sembrava così male, insomma. Ma noi andavamo d'accordo in fondo, no? Perché non mi dai una seconda chance? Peter, permettimi di darti un consiglio. Fa molta attenzione a non perdere anche per mille. Cara Amaryllis, grazie ancora per la bella serata. No, così è troppo banale. Ok. Ciao Jasper, sei tornato? No, sono ancora a Martinsholm. Va bene, ascolta, mi devi aiutare. L'ho conosciuta, è una ragazza fantastica e sto cercando di scriverle un'email, ma non so da che parte iniziare. Beh, devi dire soltanto come ti senti. Ci ho provato, credimi, ma non ce la faccio. Ti prego, dammi una mano, eh? Dimmi quello che potrei scriverle. No, secondo me è meglio fare in un altro modo. Raccontami per filo e per segno com'è andata la serata e poi ti scrivo io l'email. Dai, ti ascolto. Buongiorno, Svanti. Beh, non sei ancora pronta. Abbiamo appuntamento tra poco, dobbiamo sbrigarci. Che succede? Cos'è, litigato con Peter? No, tutto il contrario. Siamo stati benissimo ieri. Allora perché quell'aria triste? Mi ha chiesto di tornare con lui. Sì? E cosa c'è che ti rattrista? Non ti va per niente? Lui pensa che i cavalli siano solo un hobby, che posso abbandonare quando voglio. Non ha capito niente. Non c'è speranza. Se ti interessa, è arrivato un messaggio dal nostro romantico. Cara Amaryllis, non sai quanto speravo di incontrare una ragazza come te. Mi hai sconvolto. Con la tua risata, gli sguardi che riesci a lanciare e la maniera in cui ti passi la mano tra i capelli biondi. Non riesco a pensare ad altro che a te. Quando possiamo rivederci, va bene anche stasera. Vorrei incontrarti alle 8 davanti al castello per ammirare il tramonto insieme a te. Rispondimi prima che puoi, tuo romantico. Capelli biondi? Ma non sarà daltonico? Che importa? È chiaro che per Nilla gli piace un sacco, altrimenti non avrebbe chiesto di vedersi anche stasera, no? Sì, Peter. Te ne stai occupando, sì o no? Certo che me ne sto occupando, ma ho bisogno ancora di un paio di giorni. Come un paio di giorni? Non c'è nessun bisogno. Devi solo trovare le argomentazioni giuste e chiudiamo la storia. Guardi che la situazione non è così brutta. Sua figlia sta facendo un ottimo lavoro. Sono sicuro che la rivista sarà in grado di andare avanti senza problemi. Non me ne importa niente. La rivista verrà chiusa appena arriverà la tua relazione. Scusi se mi permetto, ma secondo me è un grosso errore agire in questo senso. Sicuramente dei problemi ci sono, ma... Sì. So bene qual è il mio incarico. Certo, se insiste, riceverà tutte le argomentazioni contro sua figlia, ma... Sì, al massimo all'inizio della prossima settimana. Sapevo che non dovevo fidarmi. Pronto, papà? Sei spregevole. E anche tu.
Come hai potuto farmi questo? Siamo stati anche a letto insieme. Sai che c'è, non me ne importa. Pernilla, aspetta. Non fare così, ti prego. Si tratta soltanto di un malinteso. Tu sei stato assunto per fornire a mio padre tutte le carte che gli servono per farmi chiudere. Sì, è vero. All'inizio era così, ma quando ho capito che... Vorrei prendermi a schiaffi. Ci sono cascata come un idiota. Pernilla, io non sono d'accordo con tuo padre. Non voglio ascoltarti. Senti, ci ho pensato molto seriamente. È ovvio che devi prestare più attenzione al lato economico, questo lo sai anche tu. Ad esempio c'è il fatto che la tua redazione si trovi a Kristiansund nonostante tu viva a Stoccolma da tuo padre. Per me mio padre è morto da adesso. E anche tu. No, signor Klassen, su questo non cambierò idea. L'articolo verrà pubblicato. Comunque le offro volentieri la possibilità di chiarire la faccenda. Domani le manderò un mio giornalista per intervistarla. Devo parlare con te, subito. Ah, se ci ripensa, non esiti a contattarmi. Ciao, tesoro. So che hai fatto un ottimo intervento al convegno. Ti avverto, papà. Qualsiasi cosa farai, non ti permetterò mai di distruggere la mia rivista. Non mi hai dato fiducia fin dall'inizio. Non hai assunto Jasper per aiutarmi, ma perché volevi le prove della mia incapacità. Però non le otterrai mai. È incredibile. Volevi mettermi con le spalle al muro per avere la meglio su di me. Beh, sai che ti dico, papà? Che almeno in una cosa ti assomiglio. Mi batterò per la mia rivista e vincerò. E se mi toglierai il tuo appoggio come finanziatore, tanto meglio, me ne cercherò un altro. Vedi, hai frainteso tutto. Io non ho mai ritenuto che tu fossi un incapace. Sei una brava giornalista. Solo non so perché sprechi tempo in un'impresa così. Potresti aspirare a una carriera molto più brillante. Ti ho già detto che non me ne importa. Vita in campagna è esattamente quello che voglio fare e nient'altro. Mi dispiace solo che tu non lo capisca. Pernilla! Mi vuoi lasciare in pace? No, non può finire così, ne dobbiamo parlare. Dai, sali in macchina, almeno chiariamo. Non c'è niente di cui parlare, ti sei comportato in modo vergognoso e basta. Non so neanche come ho fatto a cascarci in questo modo. Non ci sei cascata, ti sei innamorata di me. Che cosa? Sì, è così, e io di te. Non mi sono innamorata di te. È stato soltanto l'errore di una notte. Pernilla, senti, capisco che tu sia rimasta ferita. Però non è un buon motivo per andare a piedi fino a Kristiansund. Sali in macchina, ti prego, ti accompagno io. Ti prometto che non dirò neanche una parola. Sono stata benissimo ieri sera. Ci vediamo anche oggi. Ciao, Lena. Pernilla. Eccomi qua. Com'è andato il convegno? Bene. Ho imparato un sacco di cose. Che ti ha detto mia madre? Spero che non si sia arrabbiata. Tua madre? Ah, non ho fatto in tempo, era già uscita. Oh, davvero? Cavolo, mi dispiace. Ho passato lo stesso una bella serata e il nuovo numero è quasi pronto. Manca il solito articolo di Melker. Cosa? Doveva inviarcelo ieri. Oh, quello mi farà impazzire. Ora vado da lui e ci parlo. No, ci vado io. No, è il mio lavoro. Resta qui, me ne occupo io. Hai cose molto più importanti da fare in redazione. Che succede? Avete discusso? Già, con lui non si può fare altro. Ciao, Mats. Ciao. Come va? Tutto bene? Sì. Mamma, scusami se ho dovuto... Come? Non ci sei andata? Certo che ti voglio rivedere. Alle 8 al castello. No, ho avuto un contrattempo all'ultimo minuto. Spero che tu abbia trascorso lo stesso una serata piacevole. Non direi, è stata orribile. Come orribile? Senti, devo lavorare. Sì, 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 scusa, non volevo farti perdere tempo. Solo pensavo che ti andasse di raccontarmi qualcosa. No, devo proprio andare, ciao. Ha trascorso una serata orribile. Cosa? Ma se lui ha appena scritto che è stato benissimo, non si rivedono al castello? No, qualcosa deve essere andato storto. Non so come ho fatto a farmi coinvolgere in un'idea così assurda. Si tratterà senz'altro di un malinteso. Se lui si è innamorato subito, è strano che per lei sia andato tutto male. Faccio qualche indagine. Signor Stromberg! Signor Stromberg, sono Jasper Svensson, di Vita in Campagna.
Signor Stromberg, è là! C'è nessuno? Ah! Salve, sono venuto a ritirare il suo articolo. Ah, sì, già. Non ho fatto in tempo a scriverlo. Dica a Pernilla che mi dispiace molto. Sa bene che Pernilla contava molto su quest'articolo. Ma cosa le è successo? Lei è un bravissimo giornalista, lo so. Ho letto alcuni pezzi suoi e sono scritti in modo eccellente. Era tempo fa. Per caso ha... come si chiama? Il blocco dello scrittore. È una cosa che può capitare. Però si può anche superare. Soprattutto quando sei un giornalista del suo calibro. Vuole sapere la verità? Tutti gli articoli che ho consegnato a Pernilla li avevo scritti molti anni fa. Erano nati per una rivista simile. Li ho solo modificati per renderli più attuali. Ma ora sono esauriti. Come giornalista sono fallito. Non riesco a scrivere più niente. Ma com'è possibile? Un talento come il suo non può sparire così. Può sparire come quando c'è di mezzo l'alcol? Ho deciso di ritirarmi qui perché stavo tutto il giorno attaccato alla bottiglia. L'unica alternativa per salvarmi dalla vergogna era fuggire. Così per un certo periodo ho fatto credere a Pernilla che ero ancora in grado di scrivere dei buoni articoli, ma ora non posso più fingere. Mi rendo conto perfettamente di metterla in grosse difficoltà. La prego, le dica che sono davvero mortificato. Non le ho mandato neanche una bottiglia di vino per scusarmi. Senta, posso sapere cosa l'ha affascinata tanto di quella pastorella di cui doveva scrivere? Che non ha paura di niente. È incredibile, non ha paura delle malattie né del tempo che passa, neanche della solitudine. Pensi, lei ha preso la sua decisione quando era solo una ragazzina. Io sono stato a trovarla, vive con i suoi animali in una... ecco, in una sorta di simbiosi, in mezzo alla natura. E nulla riesce a ostacolarla, tradizioni o pregiudizi che siano. Riesce a cavarsela alla grande da sola. È davvero una che... Solo un secondo, mi aspetti qui, torno subito, non si muova. Arrivo tra un attimo! Ecco, sono pronto. Avanti, continui a parlare. Mi spiega quello che hai in mente. Lei racconta e io scrivo. D'accordo. Allora, dove eravamo? Dunque, la pastorella... Va bene, manca solo l'articolo di Melker. Jasper è sparito chissà dove. Intanto possiamo pensare a come disporre queste foto. Eccomi. Inserirle nel... Melker ha scritto un articolo stupendo. Dammelo, lo scannerizzo. Ce l'ho sul computer. Come? Sì, vedi, Melker ha fatto cadere i fogli in acqua e, come puoi immaginare, sono diventati illeggibili. Così mi ha dettato l'articolo a voce. Ci metto un secondo. È sul desktop. Pronto? No, signor Palme, sono arrivato ora alla redazione e... Sì. Va bene, non si agiti, vengo via subito. Tra un'ora sono da lei. Sì, a tra poco. Era tuo padre. Copia l'articolo direttamente dal mio computer. Caspita, è valsa la pena aspettare tanto per averlo. Direi che è il migliore che ci abbiamo mandato finora. Te lo invio, Mats. Cara Amaryllis, non sai da quanto tempo speravo di incontrare una ragazza come te. Mi hai sconvolto con la tua risata, gli sguardi che riesci a lanciare e la maniera in cui ti passi la mano tra i capelli biondi. Non riesco a pensare ad altro che a te. Vorrei tanto rivederti. Anche stasera, alle 8 al castello, per ammirare il tramonto insieme a te. Rispondimi presto, tuo romantico. Ciao tesoro. Ciao mamma. Scusa, mi sto andando via, ho un appuntamento tra poco. Non ti trattengo allora. Ci vediamo dopo.
una cosa. È stato davvero così tremendo. Peggio di quanto potessi immaginare. Mi dispiace molto. Sì, e adesso non parliamone più. A dopo. Ciao. Sì, c'è qualche questione economica da risolvere. La tipografia, i fotografi e i giornalisti costano un po' troppo, considerando che alcuni non sono proprio il massimo dell'affidabilità. Ma non si tratta di problemi insormontabili. Secondo me non ci sono i presupposti per chiudere la rivista. Questo spetta a me deciderlo. In ogni caso, ho già un'idea precisa della situazione. Se non la finanzierà più, Pernilla cercherà i soldi altrove. Non se sarei tu a dirle che non ne vale la pena. Allora, non conosce sua figlia. Lei è uno spirito libero, mi spiego. Peter, è meglio che se ne faccia una ragione. Quella rivista è tutto per lei. Non dire fesserie. Una come Pernilla è sprecata in campagna. Sarà sprecata, ma io non conosco nessun altro che metta tanta passione e tanto impegno nel lavoro. Mi conceda ancora qualche giorno di tempo e le presenterò un piano per migliorare l'aspetto economico senza intaccare la qualità. No, allora non hai capito. Pernilla deve lavorare per il mio giornale e basta. Sei veramente un essere meschino. Svantie. Oltre che un pessimo padre. Non volevi aiutare Pernilla. Volevi solo renderla completamente dipendente da te. Credo che sia meglio che me ne vada. Sa che le dico? Me ne tiro fuori. Se vuole chiudere la rivista, lo faccia senza di me. Volevi mettere tua figlia con le spalle al muro per farla tornare a lavorare con te. Lei laggiù è sacrificata. Non si rende conto delle sue potenzialità. Proprio come me un tempo, vero? Ai tuoi occhi non ero in grado di fare altro che stare a casa e sorridere ogni volta che comparivo al tuo fianco. Peccato che le donne della tua vita ragionino con la loro testa invece di obbedire in silenzio ai tuoi ordini. Grazie al cielo, Pernilla si è svegliata molto prima di me. Svantie. Peter, sai perché ero venuta oggi? Perché speravo con tutto il cuore che avessi riflettuto su quello di cui abbiamo parlato ieri. Ci ho riflettuto. Diminuirò gradualmente il lavoro in redazione per te, così avremo più tempo per noi. E tu non dovrai neanche trascurare i tuoi cavalli. Pernilla, sono Jasper. Senti, ti ho chiamata per avvertirti che tra pochi minuti arriverò in redazione. Aspettami lì, ti devo parlare di una faccenda molto importante, ok? A dopo. Pernilla? No, classe, aspetta, che succede? No, mi dispiace, ma non posso proprio, sono per strada. Ok. Se è così importante, allora farò in fretta. Sì. Cos'è che devo comprare? Va bene, 10 amarillis. Ho capito. E le spiegherò cos'è accaduto, sì. Sto andando ora, sei contento? Ti faccio sapere. E alla fine hai cambiato idea. Cosa ci fai qui? Pensavo che non volessi più vederlo. Sì, infatti, ma tu come mai ti trovi qui? Volevo verificarlo e capire cosa è accaduto tra di voi. Te lo spiega lui? Pernilla, che bella sorpresa. Sei stupito di trovarmi qua, eh? Sì, ma sono molto felice perché... Jasper, e tu che ci fai qui? Non ti riguarda. E tu ti dovresti vergognare. Vieni a letto con me e intanto ti dedico... Sei andata a letto con lui? Mamma! Un momento! Quindi sei tu il romantico, giusto? Ma questa è una coincidenza straordinaria. E come mai non lo vuoi più vedere? Perché non sono io la sua Amaryllis. Ma tu come le sai queste cose? Ciao a tutti! Che sorpresa! Come mai anche voi qui? Salve! E tu? Ciao! Hai un appuntamento qua con il tuo innamorato? Sì, infatti. Questi sono per te. Mi ha detto... Quindi sei tu Amaryllis? Già! Divertitevi allora! Pernilla! Ma cosa... Aspetta! Per me puoi anche sparire, Jasper Svensson. Non voglio più vederti. Non capisco, ma perché ti comporti così? Che ho fatto? Lena!
Class! Ciao! Si può sapere cosa hai combinato con mia figlia? Io? Niente! Mi sono solo innamorato di lei. E invece Pernilla? Pernilla ora mi odia. Ah, tutto cene poi. E non posso darle torto. Mi dispiace che le cose siano andate male. Mi vuoi spiegare cosa c'entri tu con questa faccenda? Ecco, sappi che non c'è assolutamente niente tra Jasper e Lena. Lui ha solo scritto le email per conto del suo amico Klaas. E ti assicuro che erano stupende. Non mi stupisco che Lena poi si sia innamorata. Mamma, dimmi che non è andata come credo. Vedi, il fatto è che Ella, sai, lei e Jan si sono conosciuti su internet. E ti sei cercata anche tu un uomo online. Volevi cercare un uomo per me? Oh, mamma. Non potevo immaginare che tu fossi già innamorata di Jasper. Non sono affatto innamorata. È stato uno sbaglio. Mi dispiace. Soprattutto di essermi lasciata coinvolgere da Ella a cercarti un ragazzo. Non avrei dovuto farlo. Non era sufficiente mio padre che mi ritiene un incapace. Dovevi immischiarti anche tu nella mia vita. Come se non fossi in grado di gestirla. No, è tutto il contrario. Tu sei ingambissima. Io volevo soltanto renderti felice. Mi perdoni, vero? Pernilla, per fortuna sei qui. Non ho tempo, devo andare. No, ho bisogno di parlare con te e anche con lei. Sai, ho capito finalmente. E che cosa avresti capito? Che sei un idiota? Anche questo, il re degli idioti. Avevo assunto Jasper solo per farti tornare a lavorare con me. E perché? Perché voglio ritirarmi, per avere più tempo per me e per mia moglie. Sei sincero, Peter? Sì. Sì. Ti prego, Pernilla, non cercare un altro finanziatore. Voglio fare in modo che la tua rivista abbia il successo che merita, ma senza immischiarmi troppo. Beh, se è così, ci penserò su sicuramente. Ok. Vi saluto. Solo un'ultima cosa, Pernilla. Va a parlare con Jasper. Non ci penso neanche. Ma è innamoratissimo di te. Me l'ha detto quando te ne sei andata. Ora è in redazione e ti aspetta. Può aspettarmi finché gli pare. Ferma un momento. Lo so che sei adulta ormai e che non dovrei immischiarmi nella tua vita, ma te lo dico lo stesso. Commetti un grande errore se non metti in chiaro le cose con lui. Dico davvero. Fidati. Ma, scusa, cos'è questa storia? Eh? Vuoi sapere qual è il bello delle persone? Che possono imparare a conoscersi anche dopo tanti anni. Sì, è il bello. Ecco qua il mio nuovo acquisto. Allora, aspetti. Intanto apriamolo. Guardi, si apre da lì. Esatto. Accenderlo è facilissimo. Basta premere quel pulsante. Ecco. Melker. So se la batteria è carica, magari lo colleghi alla corrente. Melker! Ciao. Ciao. Ciao, Pernilla. Hai scritto un articolo straordinario. Senti, devo chiederti assolutamente una cosa. Mi sono comprato questo computer e mi servirebbe qualcuno del tuo staff che mi insegni a usarlo. Ho già parlato con lui. È un ragazzo molto gentile, quindi magari... Ti vuoi modernizzare? Sai, dopo che Jasper mi ha aiutato con quell'articolo... Jasper? Sì, senza di lui non l'avresti mai ricevuto. Comunque, la cosa importante che ti volevo dire è che mi ha convinto. Mi sono reso conto di aver ritrovato la voglia di scrivere per la tua rivista. Vorrei ricominciare da capo e rimettermi a lavorare seriamente. Mi fa piacere sentirtelo dire. Se hai bisogno di aiuto, io ci sono. Ti ringrazio. Guarda che ci conto, eh? Va bene, tolgo il disturbo. Quindi la rivista questo mese è uscita puntuale grazie a te, giusto? Cos'hai combinato con Melker? Niente. Ho solo scritto quello che mi ha dettato. Pernilla, aspetta un istante. Pernilla, ti prego, ti devo dire una cosa. Mi sono licenziato. Ora sono libero. E allora? È una faccenda tra te e mio padre. Ti sbagli. Prima di tutto è una faccenda tra me e te.
Non darò a tuo padre le carte che vorrebbe per chiudere la tua rivista. Pernilla, scusa, perché fai così? Per amore tuo, lascio il lavoro e tu come ringraziamento ti giri e te ne vai. Non vado da nessuna parte. Voglio sapere di Amaryllis. Come fai a conoscere la mia assistente? Non la conosco, infatti. L'ho incontrata perché il mio amico Klaas aveva appuntamento con lei, ma era in ritardo. Ehi. Ehi. L'hai capito che ti amo? Aspetta, e ora che faccio con la rivista? In tutto questo tempo non ho ancora imparato a far quadrare i conti. Allora perché non assumi qualcuno che se ne intenda? E dove lo trovo, questo esperto? Ecco, magari è molto più vicino di quanto pensi. Anzi, io conosco uno che ha appena lasciato un incarico ed è alla ricerca di un nuovo lavoro. Perché questo tipo dovrebbe aiutarmi? Ma forse perché è rimasto colpito dalla passione che metti nel tuo lavoro. O forse perché ti considera un'ottima giornalista. Oppure, semplicemente perché ti ama e desidera stare solo con te. Ma tu odi la campagna. Pazienza. E odi anche andare in bici. Non mi importa. E poi pensi che qui siamo fermi al Medioevo. Magari sarà anche così. Ma a me va bene tutto se ci sei tu.